Hideo Kojima. Siamo in Alaska. Fa freddo. Fa freddissimo. Un sottomarino. La base di stoccaggio delle armi nucleari sull'isola di Shadow Moses, nell'arcipelago delle isole Fox in Alaska, è stata attaccata e catturata dal corpo speciale Next Generation, sotto la guida di membri della Foxhound. Ti ha detto? Pretendono che il governo consegni loro i resti di Big Boss e minacciano di lanciare un'arma nucleare se le loro richieste non saranno soddisfatte nel giro di 24 ore. La missione avrà due obiettivi. Per prima cosa, dovrai salvare il direttore della DARPA, Donald Anderson, e il presidente della Armsteak, Kenneth Baker. Chiaro! Entrambi sono trattenuti come ostaggi. In secondo luogo, dovrai investigare sulle reali possibilità dei terroristi di lanciare un attacco nucleare e, nel caso fossero in grado di farlo, fermarli. Chiaro! Come farò a entrare? Ci avvicineremo al centro di stoccaggio sott'acqua. E poi lanceremo un VCN monoposto. Non so cos'è. Quando sarai arrivato il più vicino possibile, ti libererai del VCN. Da quel punto in poi dovrai nuotare. Nuoto, ok. L'unità delle forze speciali ad alta tecnologia Foxhound, i tuoi vecchi compagni, che una volta comandavo io. Allora sono ancora in circolazione. Ci sono 6 membri della Foxhound coinvolti in questa azione terroristica. Sigo Mantis, con le sue potenti abilità psichiche. Sniper Wolf, la bellissima e mortale tiratrice scelta. Decoy Octopus, maestro dell'inganno. Vulcan Raven, gigantesco sciamano. Ma ha senso questa cosa? Ocelot, specialista in interrogatori e formidabile pistolero. E per ultimo, il comandante, il leader della Foxhound, Liquid Snake. Liquid Snake. L'uomo con il tuo stesso nome in codice. La struttura di stoccaggio delle testate occupa l'intera isola. Ma mi ha spoilerato tutto! Mi accode una volta raggiunto l'obiettivo. Ci sarà qualcuno con me. Come al solito, questa missione prevede un solo infiltrato. Armi ed equipaggiamento PSP. Esatto. Questa è un'operazione coperta top secret. Procurati sul posto. Un appoggio ufficiale. Raga, ma mi ha spoilerato tutto! Ma in che senso? Sento caldo. È la tensione che sale. Ma mi ha spoilerato tutto! Ma poi la presentazione dei nemici! E ci sarà il potente sciamano. Liquid Snake contro Solid Snake. Press option to button! New game, load, bla 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 bla. Ah, quindi quello non era il gioco, quello era... l'incipit. Ok, vai, vai, sono pronta, cazzo. Ah! Alessandro Ricci. Massimo Marinoni. Ciao! Angelo Cola, Jessica Giuffre, Laura Farina. Un sacco di gente, mi sono rotta le scatole della Gino. State all'erba, per passare di qua. Ne sono certo. Io sto andando a buttar giù un paio delle loro fastidiose zanzare. Io ero schiamata, esatto. Sasuke, quello è il piano B. Ok. Comunque ci hanno già beccato. Cioè, loro sanno che io sono entrata. Riesci a sentirmi, colonnello?
Forte e chiaro. Qual è la situazione, Snake? Sembra che l'ascensore sul retro sia l'unico modo per salire. Me lo aspettavo. Dovrai utilizzare quello per raggiungere la superficie. Fai modo che nessuno ti veda. Se hai problemi, contattami via codec. La frequenza è 140.85. Quando vuoi usare il codec, premi il tasto selezione. Quando invece selezione sei a noi, il codec emetterà un segnale. Quando sentirai il segnale, dovrai premere il tasto selezione. Il ricevitore del codec stimola direttamente gli ossicini all'interno del tuo orecchio. Solamente tu potrai sentire i messaggi. Ho capito. Ok, sono pronto. Che vuol dire che stimola gli ossicini? Scusate, sono confusa. E ci siamo, signori! Metal Gear! First time ever! Come fai a giocarlo? È un porting su PS4. Lo voglio prendere, ma costa 60 euro. Mi hanno dato la key. Ma tipo si accuccia questo, fa... Ok. Ok, mi accuccio. Mi accuccio. Do dei pugni. Prima persona. Ok. No, la grafica non mi urta. Mi ricorda la mia infanzia. Ration. Che cazzo è? Ah! Ma si stordiscono. Non li uccidono. Ok, in alto c'è il raggio di vista. Sì, ho visto, c'è la mia mappa. Non sono capace di fare lo stealth, ok? Non ce la faccio. Letteralmente ho guardato la minimappa, ho detto: oddio, si sta girando! E che cosa faccio? Che cosa faccio? Che cosa faccio? Che cosa faccio? Bellissimo, è il mio gioco preferito. Quando sono stati devi scappare. Ma io pensavo che potessi ucciderli, cioè, capito? Avevo insistito per vedere se potessero morire. Adesso invece sono andato in panico. Ok, ma questo sta passando. Niente! Ah, ma quindi... Vabbè, ma mi stanno inseguendo, ma scusami.
Mi sentono perché cammino sull'acqua. Ma non può essere così profondo. Ma non è possibile. Prendete meno. C'ho il braccio corto. Ho capito, ma sono super reattivi. Niente, questo è il mio livello di urto. Non ce la faccio ad aspettare. Ok, ok, sono stealth, sono silenziosa come le cose silenziose. Sono silenziosa. Cos'è stato? Niente, non è stato niente. Sembrava qualcuno. Dietro al muletto. Tornate con i bossi. Perfetto. Ma sta arrivando l'ascensore? Non sta arrivando? Puoi colpirli, ma non fai in tempo. Ma non capisco se sta arrivando l'ascensore. Sto guardando la mia mappa. Sono nascosta, sono nascostissima, lo vedi che sono nascosta? Puoi provare ad andare avanti stando chinata? Non va. Ciao Berserk! Erano 20 anni che non lo rivedevo e invece eccolo! Ah, ok. Ho capito, ma stiamo svegliando anche i vicini di casa. Oh, oh, oh. Fa due, t'ammazzo. Successo. Hey. Hey.
Oddio, ma non è possibile che devo aspettare 10.000 cose. Aspetta l'ascensore, aspetta quello che esce, aspetta quello che si leva la ricca. Dio, non ce la posso fare. Ed è solo il primo stage. Non si è stordito! Non si è stordito! Non si è stordito! Disperdi le tracce! Disperdi! Disperdi le tracce! Non è vero! Non hai sentito niente! Ma non vedo dove sono! Non vedo dove sono! Non vedo dove sono! Ok. Snake, qui c'è un ascensore che ti può far salire al piano terra. Ascensore. Devi solo aspettare che arrivi l'ascensore. Nel frattempo, nasconditi da qualche parte. Ok. Quindi questo viene da, arriva da solo. Non risponde nessuno. Ma ricominciamo da capo, che è interessante, capito? Bene. Nel mentre possiamo chiacchierare di cose, tipo, che fate di bello in questo momento? Volete un caffettino? Aspetta, tanto deve scendere quello, deve uscire, se ne deve andare. Ok. Quello esce, gira. Via delle città e dell'immensità. Fatta l'imbucata. Ma perché? Perché stavo aspettando da un minuto. Vai, ci siamo riusciti. Se sta spoia! Se sta spoia! Mamma mia! Lui un figo! E visto l'imbucata da dietro? Ma l'audio è tutto a posto o è basso e alto? Feedback? Ok, siamo fuori. Fanno meno 25 gradi. Volte, che voglia, che voglia. Audio ok, grazie. Qui Snake. Ciao. Sono di fronte alla struttura di stoccaggio. Era ora. Ah, temo che tu ti sia arrugginito con gli anni. Non si preoccupi, ci ho messo un po', ma ora mi sta tornando in mente tutto. Mi tiene bello asciutto, ma per i movimenti è un po' scomoda. Abituatici. È lei che ti protegge dall'ipoderma. Siamo in Alaska, se non lo sai. Ehi, calma. So bene che se non fosse stato per la tua tuta e l'iniezione mi sarei trasformato in un ghiacciolo là fuori. Un peptide anticongelante, Snake. Tutti i soldati genetici impegnati in questa esercitazione lo utilizzano. Già, è... La droga! Mi sento meglio sapendo che è già stato sperimentato. A proposito, come procede l'operazione diversiva? Due F-16 sono appena decollati dalla base di Galena e sono diretti verso la tua posizione. Il radar dei terroristi dovrebbe averli già intercettati. Ma fanno pure i simpatici. Comunque mi ha fatto ridere il fatto che ha preso per il culo colonnello Snake per averci messo tanto ed era così canon con la live. Ma sembra che il nostro piccolo diversivo abbia attirato la loro attenzione. Era super canon. Adesso con la live. Adesso hai possibilità di infiltrarti senza farti notare. Ma
di è belli capelli? Ah, questo è il liquid. Ah no, quello è belli capelli, è liquid, ok. Mancano solo 18 ore allo scadere dell'ultimatum. Ti devi sbrigare. Wow! Deve essere un pazzo per pilotare un AIN con questo tempo. Chi è che parla? Oh, scusa, non te l'ho ancora presentata. Lei è Mei Ling, il nostro esperto di elaborazione digitale delle immagini. È lei che ha progettato il tuo codec e il tuo sistema radar Soliton. Contattala se hai dei problemi con uno di questi due dispositivi. Felice di conoscerti, Snake. È un onore parlare con una leggenda vivente come te. C'è qualcosa che non va? Niente, solo che non mi aspettavo che un'esperta internazionale di tecnologie militari fosse così carina. Mi stai solo adulando? No, dico sul serio. Beh, almeno non mi annoierò per le prossime 18 ore. Andiamo, non posso credere di aver fatto colpo su un famoso Solid Snake. Però sono sorpresa, sei troppo diretto per essere un assassino addestrato. Sembra abbiamo molte cose da imparare uno dall'altro. Certo. Non vedo l'ora di saperne di più sull'uomo che sta dietro la leggenda. Ma che cazzo sto leggendo? Come funziona il tuo sistema radar Soliton? Ma che sto leggendo? Sul centro sei tu, Snake. I puntini rossi sono e i coni azzurri rappresentano il loro campo visivo. Stai attento, Snake. I soldati genetici hanno la vista e l'udito molto acuti grazie alla terapia genetica. Cerca di non farti individuare. Per prima cosa voglio che tu ti infiltri nel centro di stoccaggio e trovi il direttore della DARPA. Al direttore della DARPA sono stati iniettati gli stessi radionanoidi che hai anche tu. Dovrebbe comparire sul tuo radar come un puntino verde. Cerca di ottenere tutte le informazioni sui terroristi di cui è in possesso, sempre se ancora vivo. Raga, uno, ma che cazzo di doppiaggio gli hanno fatto? Il tuo radar non... Due, ma che cazzo di dialoghi sono? Ma non potrai usarlo dopo essere stato scoperto da un nemico. Esatto. Purtroppo è molto facile disturbarlo. Già, anche perché è stato creato con tecnologie già esistenti. Non lo potrai usare neanche in zone con forte risonanza armonica. Quindi fai attenzione. Noi terremo sempre sotto controllo i tuoi movimenti via radar, per cui chiamaci con il codec ogni volta che vuoi. Perfetto. Se mi sento solo vi faccio un fischio. Sul serio, Snake, siamo qui per fornirti un supporto. Chiama se ti servono informazioni o consigli. Io mi occupo anche dei tuoi dati di missione. Mettiti in contatto con me se vuoi registrare il tuo stato attuale. La mia frequenza è 140.96 ed è dedicata al salvataggio dei dati. Non dimenticarla. Ricordati, tranne che per il binocolo, sei completamente nudo. Dovrai impadronirti di qualsiasi arma tu riesca a trovare. Me lo ricorderò. Prima la dottoressa Naomi mi spoglia e mi esamina. Poi mi portate via tutte le armi. Come credete che mi senta? Beh, se riuscirai a tornare tutto d'un pezzo, forse lascerò che sia tu a esaminare me. Questa me la segno, dottore. Tra parentesi, mi spiace darti un dispiacere, ma sono riuscito a portare qui le mie sigarette. Come hai fatto? Nel mio stomaco. Grazie anche al fatto che la tua iniezione ha eliminato i miei acidi digestivi. Sigarette? E che ti serviranno? Non lo capiresti mai. Che cazzo sto leggendo? Se vuoi entrare, quella è la porta principale. È la via più comoda, ma il rischio di essere individuato dal nemico è troppo alto. Non è che posso bussare e chiedergli di farmi entrare. Una sentinella a destra e un'altra a sinistra. Sono armati con armi automatiche e bombe a mano. Ma sei che è il miglior spirito guida? Che mi dici del condotto dell'aria vicino alla porta? Insomma, sul dovrebbe culo di quello. Un condotto anche al secondo piano. Ma io non vedo un cazzo, io non so quello che sta dicendo. Ciao, giocati! Decidi tu come procedere. Mi fido di te, Snake. Perfetto!
qualcosa succederà. Ah, mi hanno visto! Mi hanno visto! Mi hanno visto! Scappa! Porca due! Menalo! Menalo! Bam! Via! Scappa! Fuggi! Ho detto che qualcosa succede! Volevo prendere questa cosa! Vai! 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 Fire juke! Fire trick! Ah! Fire trick! Fire! Bam! Boom! Boom! Via! Via! Vai! Vai! C'è un altro! C'è un altro! Aiuto! Dio, chi è che mi ha visto? Oh no, quello da dietro! No! No! Pam, pum, pim! Vai! Via! 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 Via, giù il drink! Senta, senta, senta! Ok, ok! Perfetto! No! Un saluto, grazie per la gay. Grazie per la gay. Ok, ok, è divertentissimo, mi piace un sacco. Allora, riproviamo. Io voglio prendere quella cassa al centro, non so cos'è, però la voglio prendere lo stesso. Ok, vai. Helle, helle, helle. Sono un ninja. Qui c'è una freccia. Ok. Quindi? Non ho capito! Tre granate? Ma come uso questa roba? Altre granate? No, è vero! È che quando vanno in allerta io non vedo dove sono gli altri nemici, quindi boh. Fanculo. Dai! Ma scusami! E c'è un problema, capito? Quando vanno in allerta io non vedo dove sono gli altri nemici. E quindi poi... è tutto a cazzo di cane? No, vabbè, non me l'ho aspettato. Vai, vai, vai! Pelle! Perfetto, vai! Vai! Vai, dritta per dritta! Sfondamento! Io sono Solid Snake! E qui si sale! Ah! No! Ma questo è dove è uscito? Lo scopo è non farti vedere, sì, ma mi rompe i coglioni. Allora, vai! 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 Pam, pam, pam! Vai! 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 Nasconditi! Sono nascosta! Dove? Dove? E non lo sapevo! Ma mi sparano tutte le
Ce la faccio. Ce la faccio. Fanculo lo stealth. Fatemi usare le granate. Spacco tutto. Ok, ormai questa la sappiamo fare. Porco. Pam, pum, pim. Ok. Vai veloce, vai veloce. Torna indietro, torna indietro. Fai il giucca all'indietro. Ma mi ha visto. Fanculo. No, non si passa da qua. Aspetta, aspetta. Ok. Sì, 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 sì. Non è vero, non mi hai visto, non mi hai visto. Non hai visto niente. Bugiardo. Bugiardo. Perfetto. Perfetto, sono riuscito a prendere tutto. Ok, passiamo da davanti. Olle! Brivido felino. Brivido felino. Passiamo di qua. Perfetto. Perfetto. Mo. Mo. Ma io dove cazzo devo andare? Mica ho capito, eh? Ma non mi avete visto. Fanculo. Ma c'ho perso, c'ho... Ma gira. Ma gira. Ma vai. Ma dove cazzo devo andare? Cos'è successo? Ciao Riccardo. Ma dove cazzo devo andare? Dove devo andare? Ma ti calmi. No, già la mia pazienza è finita. Vai. 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 Allè. Allè. Ciao. Vai. 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 No, 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 no. Fa niente, fa niente. Aiuto, mi insegue. L'ho visto con la coda dell'occhio. Mi stai inseguendo. Bastardo maledetto. Lasciami. No, lì c'è l'altro. Ok, ok. Che è successo? Posso entrare qua dentro? Ok. Come si usano le bombe, le cose? Nel tombino. Ma quale cazzo di tombino? Dove l'hai visto il tombino? Riccardo! Oh, oh, oh. Ok, ok. Gesù bambino! Via. Vai! Ah! Giù! Giù! Ok, vai. Facciamo il giucca. Gli facciamo il giucca. C'è una fessura, no! No! Vai! Vai! No! Ci sono un altro di là, è vero! Ah! Snake! Dai, ciao! Maratoneta! Maratoneta! Ci avrai due polpacci da urlo appena finiamo il gioco! Dai! Ormai, ormai c'ho il giro! Sopra le scale c'è un tombino. Sopra le scale c'è un tombino. Scale tombino. Pam. Scale tombino. 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 4-4 qua. 4-4 muro muro. Muro muro. Aspetta che ho visto che qua si passa lì. Vai. Raccatta tutto. Prima o poi ce le faranno usare queste cose. Scale tombino. 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 Ok. Vedi, vedi, sotto sotto devi passare. A questo, pam, pam, pum. Ok, scale tombino. 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 Vai, tombino. Perché passi in mezzo? Mi sono rotta il cazzo di aspettare. Quello che è passato dietro. La so com'è la pistola. Ok, come si tira fuori la pistola? Fanculo stealth, andiamo dritti. Esatto, esatto. Vedi, andare dritti prima o poi. Fai un paio di fail. Però poi imbrocchi.
perché? Non capisco. Ah, sto dentro al condotto. Sto dentro al condotto. Ok, bello. Ok, pronto? Snake, sono McDonald Miller. Ciao McDonald. Vero? Master, che cosa ci fa lei qui? Mi sono stancato di fare l'istruttore e mi sono trasferito qui in cerca di quiete. Ogni tanto do sono in missione una mano nell'addestramento degli scout dell'Alaska. La sua esperienza sarà molto utile alle nuove generazioni. Sì, ma io sono in missione. Mi ha spiegato qual è la situazione. Ho pensato che avrei potuto essere utile. Lei è la migliore guida che io potessi sperare di avere. Beh, Savior! Sulla sopravvivenza in ambienti ostili. Ho vissuto in Alaska più a lungo di te. Quindi chiamami se hai delle domande. Ma chi cazzo vive in Alaska? Sulla fauna locali. Certo. La frequenza è 141.80. Senti, ma le foche come si cucinano? Oddio, ti prego! Ti prego! Bentornato, Phoenix, ti sei già perso delle cose. Perché oggi vedrete Metal Gear come non l'avete mai visto. Come non l'avete mai visto. Ho spostato il direttore della DARPA nella cella al primo piano interrato. Cosa mi dici della pulizia dei condotti di ventilazione? Hanno appena tolto le coperture e stanno per spruzzare il topicida. Oh no! Condotti di ventilazione del primo piano interrato. Richiudete le coperture non appena avete spruzzato lo spray. E tenete anche d'occhio la prigioniera, non possiamo commettere errori. Non ne avevo bisogno. Non ancora, ma tra poco ne avrai. È successo qualcosa? C'è un intruso. Davvero? Ha già fatto fuori tre persone. Ha ucciso... Ma non è vero! Proprio così. Pare che usi una mimetica ottica. Mimetica ottica? C'è un altro infiltrato oltre me. Però quello ammazza. Fa un culo, anch'io voglio ammazzare. Io voglio essere l'altro infiltrato. Io voglio essere l'altro infiltrato. Allora, come si equipaggiano le cose che ho trovato? Somebody help me. Dorsali, esco di menù, ok. Porco demonio, non capisco molto bene dove finisce il condotto. Ci fai a camminare dritto? Aspetta che pusho select. Chi mi chiama? Da una scala, Snake. Premi il pulsante azione quando ci sei vicino. Ma io lo amo! Ma è bellissimo! No item. Sigarette. Razioni. Ah, eccola! Ok, prendo per mirare. Ma io come arrivo a quella cosa là? Cioè, se vado avanti cado. Io vorrei quella cosa là. Ah no, non cado. Vola! Dopo droppo il gioco. Azione è cerchio, azione è cerchio. Mi chiamano! In continuazione. Un ascensore per spostarti da un piano all'altro. Dovrebbe essercene uno da quelle parti. Ok. Ascensore. Ah, sono full. Ma non c'è buggato tutto. Ma
Fanculo. Ho sentito qualcosa. No, non è vero. Dove si traccia? Da nessuna parte. Donna, se vieni qua fai un passo ti do un destro in bocca. Vaffanculo. Funziona esattamente così lo stealth. Telecamera. Che vuol dire? PlayStation, sono su PlayStation. Mi piace che quando muoio sono disperati per me. È meraviglioso. È meraviglioso. Usa l'ascensore per spostarti da un piano all'altro. E la tua visuale, eri un tutt'uno. Era un tutt'uno. No, no, che ho fatto? La telecamera! Vai, vai! Perfetto! Perfetto! Sotto c'è un tiro. Perfetto. Allora questo. Grazie Riccardo per il follow. Allora adesso qui c'è la telecamera, no? E cioè io come dovrei fare per non farmi vedere? Ma perché non mi vede? Non capisco. Ah, oh, non è vero. Ho mancato le scale. Telecamera, aspettiamo che si gira. Perfetto, perfetto. Ma se io faccio torno torno, no? Ok. Non vedo niente. Hai ragione, amore, Tore. Ah, ma vedi, lui spawna. Perché non c'era? Non c'era? Letteralmente, hai ragione, mamma mia. Zitta che è stealth il gioco, ci vedo dopo. Ma lui appare! Ho sentito qualcosa! Non l'avevo visto. C'avevo il cazzo fa. Senti che nanna. Ma perché io ce la faccio a finirlo così, eh? Io ce la faccio a finirlo così. No, no. Ma non ti rispondo neanche. Dovrei recuperare un po' di vita. Ce l'ho dietro. Palese. Tornate ai vostri posti. Ok. Ok, quello è sceso. Volevo provare la pistola. Poi mi sono resa conto che non è che lui spara, ma mira e poi forse spara. Ok, i cazzotti sono la mia arma preferita. Ok, 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 ci sono. Ho capito il quadro. Oddio, questo che mi chiama. Sì, l'ascensore. Sì, va bene. Va bene. Poi come spara?
ok. Vabbè, stavo provando la pistola. Ma una volta gli ho sparato, lui torna in vita. Oh! Che ci metto un botto a sparare. Però non torna in vita. Despawna. Però ne spawna un altro. Quindi è un cazzo e tutt'uno. Ne spawna un altro. Finché non finisce l'allarme. E io come faccio la tattica di sfondamento? Usa l'ascensore per spostarti da un piano all'altro. Dovrebbe essercene uno da quelle parti. Devi fare tutto da stealth, non farti vedere. No, no, non mi piace. Stai calmo e guarda il radar. Impossibile. Vado ad avvicinare. Pam pam. No! È anticipato. No, ma girati! Ma girati, amore! Girati! Non la fai, non funziona così. Sta a vedere. Sta a vedere che non la faccio. La faccio, voglio se la faccio. Ha voglia se la faccio. Devo solo prendere confidenza. Capito? Devo solo prendere confidenza. Vai, vai, vai a mamma, corri, corri. Corri come non hai mai corso nella tua vita. Ok. Ma da lontano lui mi spara. Ma scusami. Giustamente. Mi fregano le scale. Mi fregano quelle cazzo di scale di merda. Non posso farmi fregare da delle scale. Meglio morire, sì sì, con 3.000 ore e 7.000 morti che fa la stessa. Assolutamente. Ma l'ho trapassato. L'ho letteralmente trapassato. Mi fai morire? No, letteralmente faccio morire Snake, però va bene lo stesso. Ma mi spara attraverso il muro di spiego, figlio mio. Manco fa così però, eh. Manco fa così. Non è. Ma quindi devo fare stealth? No, ci si fa. Prima o poi il tentativo che va lo troviamo. Dio, questa chiamata come mi dà fastidio. Usa l'ascensore per spostarti da un piano all'altro. Dovrebbe esserci. Ah, mi sa che se mi spiaccico sul muro così. È perché sul muro di prima arriva l'altro. Non fare troppo rumore o ti scopriranno. Fai attenzione a camminare su quel pavimento. Che ha detto? Impazzito? Dio, ma mi spiaccico sul muro. Dio, esci da questo muro! Cammina piano sul pavimento. Quale pavimento? Ma scusa, ma qua si può scendere? No. Mi sei rialzato. Volevo vedere se si poteva scendere da lì. Invece no, c'era una catenella. Ma potrò giocare come cazzo mi pare a me? Ma guarda un po'. Poi io continuo ad andare lì e mi dice è full. Ma io continuo ad andare lì, capito? Dovrebbe essercene uno da quelle parti. Che è successo? Ho sentito qualcosa. Non hai sentito niente.
Non hai sentito nulla! Allora, prima fa così, a fare la spiaggia. Ah, vedi? Vedi? Tensione! Perfetto! Allora, cerchiamo di non farci fregare dalle scale. Quindi, almeno le scale... Sì, ma io non riesco... Non è facile... Non è facile prendere le scale! Perché la risuola è uscita un po'... Oddio, un sacco di tempo che non facevo tutte queste risate! La risuola fa un po' così, capito? Ok, questa è quella buona. Ho capito. Usa l'ascensore per spostarti sì. Da un piano all'altro. Dovrebbe essercene uno da quelle parti. Vai. Ma guarda che giocata adesso. Guarda che giocata. Stealth. Un ninja del villaggio della foglia sono. Un ninja! Neanche volendo l'ho fatta così. Ok, preso le scale. Mamma mia. Vai! Gira! Ce n'è un altro! Vai! Dai, ma ce ne sono troppi! Ce ne sono troppi! Raga, non lo buchiamo questo, non lo buchiamo. Non lo buchi. È anti buco sto gioco. Cioè, letteralmente ti spawna i nemici davanti. Dico la chiamata, c'hai ragione. Ti spawna i nemici davanti. Non lo posso bucare così. Dovrebbe essercene uno da quelle parti. Che ho fatto? Ma chiudi sto coso! Nessuna risposta. Chiudi. Sparando, ma non tanto perché poi comunque respawnano. Lo buchi fino a una certa. Letteralmente ho smesso di... Ho smesso di sparare quando ho visto che... Niente! Vedi che li spawna? Vedi che li spawna? Non si può bucare! Ha pensato a tutto! Ha pensato a tutto, non me lo fa bucare. Per spostarti da un piano all'altro, dovrebbe essercene uno. Non vale così. Io voglio correre. Non voglio aspettare. Sta chiamata, che palle sta chiamata. Lo so, devo andare all'ascensore. Quando gioco serio facciamo due spettatori. Quando gioco a cazzo ne famo 10. Ma allora via. Via con i giochi stealth. La chiamata. Usa l'ascensore per spostarti da un piano all'altro. Sì. Ma ecco perché mi vedono. Perché sentono din din e dicono chi è? Ah, c'è un intruso. Mi fanno bucare il gioco. Mm.
senza adrenalina così, senza anima. Senza identità. Che è? Che devo fare? E mi chiamano. E mi chiamano! Snake, usa l'ascensore per spostarti da un piano all'altro. Ci sto provando! Per chiamare l'ascensore, premi il tasto sul pannello comandi lì vicino, usando il tasto azione. L'ascensore arriverà quasi subito. Ok. Quasi subito! Che vuol dire quasi subito? Ah, ok. Senza anima così. Ma poi parte l'ascensore? Quasi subito? Ah, giustamente, devo disfarti? Ah, e dove devo? Non lo so. Mannaggia cazzo, però! Questo vento può essere. È già passata mezzanotte, com'è possibile? Sul primo? Vabbè, mo sono andata qua. Vediamo che succede. Qualcosa succederà. Non fa niente. Qui? Proiettili! È già venerdì, pazzesco. Il tempo vola quando ci si diverte. Ok, quindi qua non c'era niente. C'erano i proiettili. Ah, quando è giallo posso interagire. Interagisci però! L'ascensore arriverà quasi subito. Sono compulsiva! Verde. Ah, è quello. Madonna, Morello. Voglia di vivere. Di questo è rosso, non posso interagire? Non lo so, non si capisce un cazzo. Ho bussato e non mi fanno entrare. Se vuoi scendere da una scala, Snake, premi il pulsante azione quando ci sei vicino. Ma non devo scendere.
Devo salire. Bene lo stesso. Va bene lo stesso. Bello, bello. Ogni 30 secondi, pipì. Che poi ho capito che andrò solo di pugni, quindi non credo che dovrei perdere tutto questo tempo a raccogliere oggetti. Entra! Stai provando a fare la stealth? Sì, sì. Ti spiego come fare. Sì, ma spiega pure male. Per scendere previ azioni, ma io devo salire. Snake, il segnale del direttore della DARPA proviene da quelle parti. Sei sicuro di aver guardato dappertutto? Ma chi ti ha detto niente? Visuale soggettiva. Ma che cazzo è la visuale soggettiva? Ma perché consigli sono? Ma io stavo per cazzi miei. Mi sono perso. Ma secondo me sto tornando indietro. Secondo me ho questo sentore che sto tornando indietro. Se ti devo dire tutta, stavo andando avanti spammando il tasto cerchio. Cioè, andavo dritta e facevo certo che facevo cerchio. Ho detto prima o poi qualcosa si tu, triggerà. Chi sei? Sono Anderson. Lei è Donald Anderson, il direttore della DARPA, vero? E tu saresti qui per salvarmi. E per chi lavori? Sono il soldato mandato qui a salvare il suo inutile di dietro. Vabbè, manca fa così. Davvero? Deve essere vero. Me l'ha segnato lui. Non sembri uno di loro. In questo caso sbrigati a portarmi fuori di qui. Oh. Calma, non si agiti. Ecco, prima bravo. Mi servono alcune informazioni. Sui terroristi. Terroristi? Sono davvero in grado di lanciare un'arma nucleare? Di cosa diavolo stai parlando? Stanno ricattando la Casa Bianca e minacciano di lanciare una bomba atomica se non verranno soddisfatte le loro richieste. Santo Iddio. Sono in grado di farlo. È possibile. Loro potrebbero lanciare la bomba. Come pensano di effettuare il lancio? Questo posto è un semplice deposito per le testate smantellate. Non dovrebbero poter una accedere rossa. A un missile armato. Quelle che sto per darti sono informazioni riservate. Ok? Qui stavamo conducendo degli esperimenti con un nuovo tipo di arma. Un'arma che cambia. Ciao Alex! Cosa? Un'arma in grado di lanciare un attacco nucleare da qualsiasi punto della faccia della Terra. Un carro armato semovente con un armamento nucleare. Un'arma semovibile? Semovibile semovente. Il Metal Gear. Non può essere. No, il Metal Gear. Sai di cosa parlo? Ma il Metal Gear è uno dei progetti più segreti. Come fai a conoscerlo? Fatti i cazzi tuoi. Ci ho avuto a che fare un paio di volte in passato. È per questo motivo che lei si trovava in questo centro di stoccaggio. E perché altrimenti sarei venuto in questo posto dimenticato da Dio? Di merda! Avevo sentito che il progetto del Metal Gear era stato interrotto. Al contrario. Cazzate! È venuto in un grande progetto congiunto tra noi e la Armstack. Questa esercitazione doveva servire per la raccolta di dati prima dell'inizio della produzione di massa. Ma quella ha sentito tutto. Se non fosse stata per la rivoluzione. Rivoluzione? Parla fra!
Samus! Il Rex è caduto nelle mani dei terroristi. Il Rex? Mo ci arriviamo al 3. Il nome in codice del nuovo prototipo di Metal Gear. Probabilmente hanno già finito di armare la testata che intendono usare con il Rex. I tizi sono professionisti. Sanno come maneggiare e preparare le armi. Le maneggiano, le maneggiano. Zitto là dentro. Pensavo che tutte le testate atomiche fossero dotate di misure di sicurezza, una specie di codice di detonazione da inserire. Se intendi i PAL, naturalmente esistono. Palward! Il sistema prevede l'inserimento di due codici per poter lanciare il dispositivo. Ci sono due passwords. Esatto. Baker ne conosce una, io l'altra. Baker, il presidente dell'Armstack. Proprio lui. Ognuno di noi deve inserire la propria password o non ci sarà nessun lancio. Ok. Ma la mia è già stata scoperta. Ha parlato. Psico Mantis è in grado di leggere nella mente. È impossibile resistergli. Psico Mantis. Uno dei membri della Foxhound, dotato di poteri psichici. Brutta notizia. È solo una questione di tempo che ottengono anche quella di Baker. Lei si è cicato sul muro. Sorti Baker. Già, potranno lanciare la bomba in qualsiasi momento. Però c'è un modo per impedirglielo. Quale? Le schede chiave. Quali schede? Sono state progettate dalla Armstack, gli sviluppatori del sistema, come misura d'emergenza. Anche senza i codici si può inserire la scheda e attivare il blocco di sicurezza. E se lo faccio? Sì. Impedirà il lancio. Quella scheda. E dove si trovano queste schede? Sto piangendo. E se lo faccio, sì. Ti servono tre schede chiave. Ci sono tre diversi terminali in cui inserirle. Tu devi infilare una scheda in ognuno di essi. Lei prende appunti. Tre schede. Hai idea di dove tengano Baker? Da qualche parte, al secondo piano interrato. Al secondo piano interrato? Ho sentito una guardia. Lo hanno spostato in una zona con pesanti contromisure elettroniche. Può dirmi qualcos'altro? Sì. Hanno murato le entrate, ma non hanno fatto in tempo a verniciarle. Dovrai cercare le zone con un colore diverso dal normale. Ma che vuol dire? Prendi la mia tessera di identità personale. Con questa aprirai tutte le porte di sicurezza di primo livello. È una tessera NAP. Funziona congiuntamente al campo elettrico creato dal tuo corpo. Non hanno fatto in tempo a verniciarne. Ma che... Smetti i dati usando i sali del tuo corpo come supporto. Quando ti avvicini ai dispositivi di sicurezza della porta, i dati memorizzati sulla tessera vengono letti. Ah, e la porta si apre automaticamente, ho capito. Ciao, Aidan! Okay, che bello, oggi tutti passano a fare gli auguri. Cosa c'è? Avevi già sentito di come disattivare il PAL? Dai tuoi capi o da chiunque altro? No. Sei sicuro che non ne sapevi niente? Le ho già detto di no. Sambruti! Ma allora la Casa Bianca intende sottostare alle richieste dei terroristi? Questo è un problema loro, che non ha niente a che vedere con i miei ordini. Ma che cosa mi dici del Pentagono? Il Pentagono? Ehi, che le succede? Perché? Ma che succede? Vabbè, anche meno tragica comunque, eh. Il Death Note. Morto. E vabbè. Oddio. No, il direttore. Che cosa gli è successo? Io non lo so, sembra abbia avuto un infarto, ma... Un infarto? Ma che cazzo ne sa? Colonnello. Non è che mi sta nascondendo qualcosa. Assolutamente no. Snake, cerca di capire. Quest'operazione ha un livello di sicurezza rosso. Bisogna avere la massima autorizzazione per accedere a tutte le informazioni. Vuole farmi credere che è a capo dell'operazione
e non è in grado di consultare tutte le informazioni a riguardo. Te l'ho detto, è il segretario alla difesa il capo di questa operazione. Io sono qui solo per farti da supporto. C'è il plot twist sotto! Non abbiamo tempo per le discussioni. Togliti di lì e trova il presidente Baker. Quindi muri non verniciati, ragazzi, fondamentale. Ma gli stai andando a menà? Ma che è? Ma come faccio a uscire? Ma non era intuitiva questa cosa? Ah, si apre da sola? Ma gli ha menato? Non ti muovere! Ma perché ce n'era uno? Vabbè. Brutto bastardo, hai ucciso il direttore. Gli ha rubato i vestiti? Liquid? No, non sei tu. Non muoverti! Ma sta tremando? Che punti un'arma contro qualcuno. Sai, ti tremano le mani. Non riesci a spararmi, pivellino. Stai attento, non sono un pivellino. Bugiardo, hai uno sguardo nervoso, impaurito. Quello che ho sempre visto negli occhi di tutti i pivellini. Non hai mai sparato a nessuno, vero? Tu parli troppo. Non hai nemmeno tolto la sicura, pivellino. Ti ho detto di non chiamarmi pivellino. Tu non sei uno di loro, vero? Apri quella porta. Hai una tessera, giusto? Perché? Così ce ne potremmo andare di qui. Sembra che subiremo un lieve ritardo. Oh, cavolo! Che stai facendo? Non pensare, spara! La sensibilità del coso è un po' troppo alta. Ehi, stai bene? La sensibilità del coso. No! Apri! Tutto da capo. Che difficoltà hai messo? Normale. Ciao Gigio! Devo sparare. Metti le cure pronte. Secondo te so che cosa vuol dire? Vaffanculo. L'arma si tirava fuori con il quadrato. Mi sono scordato. Non sono riuscito a tirarla fuori. Sono andato avanti. Sono da PS4, appunto dicevo che il grilletto, l'analogico, è troppo sensibile, infatti mi fa così. Snake, cosa è successo? Niente. Sì, il Death Note probabilmente. Allora, aspetta. Le cure. Come si mettono le cure? Secondo te io so come si mettono le cure. Azioni. Ok. Usa premendo quando il menu è aperto. Ok, ho capito. Era una prova. Schippa. Che stai aspettando? Spara! Te l'ho già detto, non mi trattare come un pivello. Ti ho detto di sparare. Ma automira?
Se ce l'hai davanti, automira. Ma dimmelo prima. Spara, spara. Avanti, so. Guarda, bastardo Riccardo che non me l'ha detto. Ma che è successo? Ma questo tipo... Grazie per l'aiuto. Prego, e se ne va. Sta stronza. Ma chi sei? Ma perché la zoomo sul culo? Maledetti idioti, l'avete ucciso. Mi dispiace. Il suo scudo era forte. Non sono riuscito a penetrare nella sua mente. Così ora non avremo mai il codice. Capo, penso di avere una buona idea. Ci penso io. Io mi sento come quello che parlava. Dai, ma lo sparare a me. Dai, ma che fa così? Ok, quindi mo c'è la rossa che... Buongiorno. Che gira. Lui confuso, quale ragazza? Chi mi chiama? Ho appena avuto una specie di allucinazione. Sono stati i nanoidi a provocarla. No, Snake, i nanoidi funzionano perfettamente. Ma allora cosa è stato? Deve essere stata un'interferenza psicometrica generata da Psicomantis, il telepate della Foxhound. Credo sia un loop di ritorno mentale. Vuoi dire che quello era Mantis? Famoso Mantis. Ma io posso rientrare? Ma io volevo vedere meglio il tipo nudo. Secondo me è interagibile quel coso. Ma chi l'ha chiusa? La tua mamma però. Niente, non mi hanno fatto esplorare. Bastardi, non mi fanno esplorare. Quindi mo abbiamo la tessera e possiamo aprire le cose. Non le possiamo aprire. Ma siamo sicuri che non le possiamo aprire? Niente. Via. Verso l'ascensore. Piano. Uno. Due. Due. Grazie Riccardo, lo sapevo. Ah, perché qua c'erano le porte, quindi adesso le posso aprire probabilmente. Questa no. Questa no. Questa no. Potrò aprire qualcosa con questa cazzo di tessera? Questa no. E allora penso di non aver capito. Ah! Ma che cazzo è successo? Ma che è? Un buco. E qui è la storia del muro? Del muro non verniciato? Del muro non verniciato? Ah, ok.
Io non vedo muri non verniciati comunque. Vedo solo le trappole. Ma non... Non vedo muri non verniciate. No, può essere collassato, Fri. Tutto giù a sinistra. Ah, madonna, ma è impercettibile sta roba. E mo le bombe come... Disturbo elettricità, assordente. Ah, sigarette. Scheda. E sparo? No. Come lo butto giù sto muro? Non credo con granate assordenti o granate elettroniche. Ma non ce l'ho. E come si mette sta tessera? Scusami. Non mi dire che... dovevo selezionare la tessera. Quindi potrei ridare anche un'occhiata giù. Aspettate che vorrei tornare giù. A questo punto ho capito come si utilizza la tessera. Spirito di osservazione. Usa i calci. Ci ho provato, non ha funzionato. Prima opzione è sempre quella. Con calma, con calma. Ok. Uno. Vai. Poi torniamo lì, eh? No, Sasuke! Qua non posso. Ah, vedi? No, non c'è più quella zampa per aria! E qui? E qui? E qui? Niente. Cose che non posso prendere. Però se non tornavo indietro a vedere se si poteva interagire, c'era qualcosa, mi sentivo male. E quindi è giusto che ho fatto così. È giusto che ho fatto così. Vai. Quindi adesso granate e muro. Minchia, però è impercettibile. Hai fatto fatica? E capita. C4. Ma poi ste trappole, io boh. Non mi ha sentito nessuno, eh?
posto? Sono arrivato troppo tardi. È ancora vivo. Lei è Kenneth Baker, presidente dell'Armstack, giusto? Non si preoccupi, sono qui per salvarla. No! Non toccarlo! C4. Che zompo incredibile mostra quel volo! Esatto! Tocca quel filo e il C4 esploderà insieme al nostro amico. Sti cazzi! Allora sei tu quello di cui il capo parla in continuazione. E tu invece chi sei? Operazioni speciali Foxhound. Revolver Ocelot. Ok, abbiamo capito, sei bravo. Se l'uomo riuscirà a sopravvivere alla leggenda. Questa è la migliore pistola mai creata, la Colt Single Action Army. Sei proiettili più che sufficienti per uccidere qualunque cosa si muova. Ora ti farò vedere perché mi chiamano Revolver. Che devi vedere, Gigi? Che devi vedere? Non lo premo option. Estrai. Estrai. Nasconderti non servirà a niente. Io capisco i proiettili, sai. Ma non sto emulando. Sono nella collection PS4 che hanno fatto. Non sto emulando. È la collection su PS4. L'ho beccato, non so come, ma l'ho beccato. Fanculo. Vogliamo chiudere la questione? Vieni qua! E non viene qua, scappa! Per mettere un C4 lo faccio esplodere, te lo dico, Ma tu non sentirai solamente l'odore della tua morte. Te lo dico. Ah, è vero, non c'ho la vita. Bravo! Volevo andare accanto al muro e vedere se potevo mirarlo in qualche altro modo, ma sono andata un po' lunga. No, no, questa è la Master Collection di Metal Gear, il porting che hanno fatto di tutti i capitoli di Metal Gear per PS4 e PS5. E ho missato il no. Allora, da una parte sono contenta perché posso esplorare. Ok, non c'è un cazzo da esplorare. Ma non so se sono rincoglionita io, ma non sono rincoglionita io. Che cazzo è? Ma che paura! Ma che paura! Sì, estrai. Estrai! Nasconderti non servirà niente. Io capisco i proiettili, sai. Riesco a farli andare dove voglio. Ok, basta che mi fai estrarre. Anche se, boh, io...
Io proverei a lanciarti una granatina, eh. No, perché giustamente poi esplodi tutto quanto. Ok, dovevo provarci. Per la scienza. Per la scienza, dovevo provarci. Immaginavo. Però che fai, non provi? Pare brutto. Razioni e... questa. Vai. Vai. Tu 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 tu. Schippo solo perché fru. Mi sta un po' sul cazzo. Nasconderti non serviva niente. Io capisco i proiettili, sai. Riesco a farti andare dove voglio. Ma è uno per volta ogni volta. Ci siamo, sono di nuovo vivo, andiamo. Sono di nuovo vivo. C'è un modo migliore di fare questa boss battle, no? Perché così è una chiavica. Ah, quindi ogni volta devo aspettare che scarica i colpi. Ok. Sei di nuovo vivo? Ah. Dai! No, tu gliela fai a farli. Cado. Perché i quattro terzi? È così la remaster, il porting. Buonanotte, Rick! Ok. Penso ultimi due. Rischiata. Non si apre niente. Forse questo menu. No, non si apre niente. Facca l'ultima presa. L'altro muro e usa le stordenti per le telecamere. Ma quello che ho aperto prima e c'era la mitragliatrice? Ah, quindi quella è un'area bonus. Pensavo che tipo dopo il boss magari si disattivava e io potevo passare. Nella mia mente funzionava così. Non ricordo niente. Allora, telecamere.
Non ho capito un cazzo. Non credo di aver fatto giusto. Non credo di aver fatto giusto. Non era assordente quella. Non mi ha assordito pure a me. E poi non vedo niente. Non mi piace. E poi non c'era la reazione, c'era C4. C'era del C4, non credo mi serva. Non lo so, può essere che magari mi serve. Ah, c'è. Ma se non vedo. È un grido di dolore. No, ma non mi serve, non mi serve. Non mi serve, non mi serve. Abbiamo capito la tattica. La tecnica. Estraggo. Non c'è niente come infilare cosa dove? Ci siamo, sono di nuovo vivo! È di nuovo vivo! Ha infilato le cose! Dove? Soffre. Farà meglio a sbrigarti, il vecchio non resisterà per molto. Ma sti cazzi. Ah no, direbbe importarmene. Ops. Vogliamo chiudere la questione? Ah. La prima volta. Guarda, se l'avevo già giocato e giocavo così, probabilmente avevo dei problemi grossi, più di quanti già non ne ho. Tre. Vabbè, un suggerimento ogni tanto, se non è troppo invasivo. Aspetta un minuto. Ci può stare. Magari aspetta un attimo, insomma. Ok. Non mi spara? Volevo prendere quella cosa, ma ho paura che esplode tutto. Ho vinto! Non c'è male. Proprio quello che mi aspettavo. Ho avuto molta paura, ammetto. Capo. Era molto tempo che non trovavo un avversario come te, ma io sto solo cominciando a... Cosa? Ma io non ho fatto niente. Una mimetica ottica. Non sai neanche aprire. Sono stato fortunato. Ci incontreremo ancora.
quell'esoscheletro! Manca fa così! Riesci a parlare? Ma chi sei? Non sono uno di loro. Il direttore della DARPA mi ha detto che hanno scoperto il suo codice. E il suo... Ho capito. Ti ha mandato Jim. Vieni dal Pentagono. Rispondo alla mia domanda. Il famoso Jim. Che ne è stato? Non c'è tempo. Io ho parlato. Cosa? Ora i terroristi hanno i codici e possono lanciare in qualsiasi momento. Non credere che non abbia lottato. Sono riuscito a resistere alla sonda mentale di Psychomantis. Non è riuscito a leggere la mente. Come è riuscito a resistere? Innesti nel cervello. Innesti? Una sorta di isolamento psichico. Tutti coloro che conoscono questi codici top secret lo usano. Anche il direttore? Naturalmente. Ma il direttore della DARPA ha detto che Mantis ha scoperto il codice leggendogli la mente. Sei sicuro? Sì, ne sono certo. Ma come hanno fatto a ottenere il... Un gomblotto! Non mi hanno mai addestrato per resistere alla tortura. Sembra che si siano proprio divertiti con lei. No! Belva, si è goduto ogni secondo di quell'orrore. No! Il suo braccio me l'ha spezzato. E vabbè. Ora è messo peggio di lei, il suo è stato tagliato via. Sei un tipo spiritoso tu, eh? Allora, il direttore della DARPA sta bene? Morto. Cosa? Non può essere, non era quello che avevi promesso, Jim. E ora vuoi mettere a tacere anche me? Si calmi. Oh, sto bastone, eh? Le ho detto che sono qui per salvarla. Non ho ucciso il direttore della DARPA. Ha avuto un infarto o qualcosa del genere. Un infarto, non dire scemenze. In ogni caso, ora i terroristi hanno tutti e due i codici. Quelli sono completamente pazzi. Lanceranno la bomba senza esitare. Lo penso anch'io, ma che cosa vogliono realmente? Chi lo sa, forse sono come noi dell'industria bellica, sempre in cerca della prossima guerra. Beh, mi spiace per loro, ma oggi non gli permetterò di iniziare una guerra. Ha ancora le schede chiave? Quali schede? Quelle per bloccare la sequenza di lancio. Ho sentito che le ha lei. No, non più. Cosa? E chi le ha allora? Non i terroristi, spero. No, quella donna. Donna? Chi? Donna? Un soldato che è stato gettato in prigione insieme a me. Un soldato donna, deve essere. Era appena arrivata, era una recluta. L'hanno rinchiusa in prigione perché si era rifiutata di prendere parte alla ribellione. Una nuova recluta, potrebbe essere la nipote del colonnello. Dato a lei la scheda. Sembra che sia riuscita a scappare. Spero che ora stia bene. Sono sicuro che è a posto, è una pivellina ma con tutte le carte in regola. Ah, capito, lui è sveglio. Ero in contatto con lei via codec, fino a quando non mi hanno legato qui, chiaro? Codec? Sì, l'ha rubata a una guardia. Se ce l'ha ancora, dovresti poterti mettere in contatto con lei. Ce l'ha di sicuro. Qual è la sua frequenza? Già, aspetta. Mi spiace, non ricordo. Porco! Dannazione! Oh, ma certo, dovrebbe essere sul retro della confezione del CD. Prova a contattarla. Lo farò, ma mi dica, se le schede non funzionano, ci può essere un altro modo per... Quale CD? Devi chiederlo a Al Emmerich, uno dei miei impiegati. Chi è? È l'ingegnere capo del progetto Metal Gear Rex, un genio dell'ingegneria, anche se bizzarro. Se c'è qualcuno che può scoprire come impedire che il Metal Gear compia il lancio, quello è lui. E se non riesce a escogitare niente? Dovrai distruggerlo. Emmerich ti potrà dire come farlo. Dove si trova Emmerich? Credo che sia tenuto prigioniero da qualche parte nel deposito delle testate, che si trova a nord di qui. Era lì che svolgeva il suo lavoro. Tutti sanno dove sta la gente tenuta prigioniera, vabbè. La guerra è finita con il millennio. Ti sbagli. La minaccia di una guerra atomica non è svanita, anzi, oggi è più presente che mai. E vabbè. Sì, i dialoghi sono un po' lunghi. Esaurito e di plutonio aumenta di continuo. Ascolta. Hai mai visto un magazzino pieno di materiale nucleare? No. File e file di contenitori di scorie nucleari stoccate alla belle meglio, a perdita d'occhio.
perché non esiste nessun modo per eliminare quella roba. Così si chiudono gli occhi e si fa finta che siano scomparsi. In pratica sì. E lo stoccaggio non avviene neanche in maniera sicura. Molti fusti sono corrosi e le scorie filtrano all'esterno. Incredibile. Come se non bastasse, ogni anno ci sono molte segnalazioni di muff. Muff? Sì, materiale scomparso. La prova di un ampio organizzato mercato nero dei materiali nucleari. Inoltre è dalla fine della guerra fredda che molti ingegneri nucleari, in particolare russi, sono rimasti senza lavoro e prospettive. Ce ne faremo una ragione. C'è molto materiale nucleare disponibile e ci sono molti scienziati in grado di creare una bomba. Oggi anche una piccola nazione può condurre un programma per ottenere armi nucleari. E le altre superpotenze? La Russia e la Cina hanno un notevole potenziale nucleare. Il disarmo nucleare totale è impossibile. Per la nostra politica di deterrenza serviva un'arma estremamente potente. Sì, ma quindi non... andiamo a cercare le chiavi? Intende dire il Metal Gear? Il CD? La nostra industria ha già subito parecchi danni a causa dei tagli al bilancio della difesa in nome della cosiddetta pace. Ho sentito di molte fusioni e acquisizioni tra le maggiori ditte di armamenti. Sì, e per la mia compagnia il Metal Gear era l'ultima speranza di sopravvivere dopo aver perso l'ordine per il nuovo caccia dell'aviazione americana. Basta però! Il Metal Gear è stato sviluppato come progetto in nero. Progetto in nero? Progetti segreti finanziati in nero dal Pentagono. Così si evitano molti problemi e lo sviluppo delle armi procede più velocemente. E nessuno ti può mettere i bastoni fra le ruote. Nemmeno le anime belle della commissione di vigilanza sugli armamenti. Non ho capito un cazzo, ho smesso di ascoltarvi. Tangente. Basta! Comunque, il Metal Gear stava per essere reso pubblico dopo un'analisi sui risultati di questa esercitazione. Me ne frego di lei e della sua compagnia. Certo, proprio quello che mi sarei aspettato da uno come te. Ecco, è per questo che sei venuto, vero? Che cos'è? È un disco ottico, è tutto qui sopra. L'hard disk principale è stato distrutto nei combattimenti. Questa è l'unica copia rimasta dei dati. Di quali dati sta parlando? Tutti i dati raccolti durante l'esercitazione. Non fare finta di niente, so benissimo che è per questo che sei qui. Sono riuscito a tenerlo nascosto a quel maniaco mentre mi torturava. I terroristi non sanno di questo disco. Fai in modo di consegnarlo a Jim, al tuo capo. Ti darò anche la mia tessera di identità personale. Aprirà le porte di sicurezza di secondo livello. Riesci a camminare? No, devi proseguire senza di me. Che peccato. Hanno già avuto la mia password. Ormai io non gli servo più a niente. Ho ancora una domanda. Chi o che cosa era quella specie di ninja? Mi è sembrato che lei ne sapesse qualcosa. Il ninja era il piccolo oscuro segreto della Foxhound. Piccolo oscuro segreto? Un soldato genetico sperimentale. Lo conosce? Dovresti chiedere alla dottoressa Naomi Hunter della Foxhound. Lei ne sa più di me. Naomi? Mi devi fermare. La twist. Se questa cosa trapela, io e la mia compagnia siamo finiti. Perché il Metal Gear non utilizza della tecnologia già conosciuta? Il Metal Gear in sé sì, ma... niente. E... porti sfiga, fio mio. Siamo noi cattivi! E vabbè, e fuori due. Dannazione, che succede? Pronto? Muoiono tutti? Coronello, è in ascolto. È morto anche lui. Non so che cosa dire, non menta. A prima vista sembra un altro infarto, ma... un qualche tipo di veleno. Beh, ci sono molte sostanze in grado di provocare attacchi di cuore, se prese in dosi elevate. Per esempio il clorito di potassio o diossidi, ma non lo posso dire con sicurezza senza un'autopsia. Dannazione. Snake, voglio che collabori con Meryl. Mi posso fidare di lei? Più di quanto ti fidi di me. Mettiti in contatto con lei. Snake, ci sono molte interferenze elettriche nella tua zona. Non ci sarebbero problemi se tu trasmettessi a intermittenza come noi.
ma le trasmissioni normali sono praticamente impossibili. Prova a cambiare posizione. Snake, datti una mossa. Aiuti. Naomi, che cosa diavolo era quella specie di ninja? Era un membro della Foxhound? No. Sicura? Sì, non abbiamo niente di simile nella nostra unità. Proprio sicura? Snake, conto su di te. Vabbè, ok. Ok. Sono un po'... come dire... Va bene. Gente che muore. Password. Dischi. Ma... non posso! Non posso. Ah, giusto, giusto. Devo mettere, devo equipaggiarla. Intrighi, tradimenti. No, mi ha detto che non si fa. Mi ha fatto So cieca io, non c'è l'uscita. Dove stanno i carri armati? Ho capito, ma come esco da qua? Cioè, c'ho già un problema prima del dove andare. Il problema è come esco da qua. Qualcuno mi apre? Ah, mi stai a dire che c'è il buco e io non l'ho visto? Mi stai a dire che c'è il buco? Ho capito, ma non si vede un cazzo! Ma... vogliamo provare ad andare da questa parte? Proviamo, va. Quindi, stordente. Che cazzo? Non devo andare qua. Non devo andare lì. Ah, le chaff. Ah, non le stordenti, le chaff. Ok. Servono per disattivare le mitragliette. Ok, 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 ok. Non ho vita. La vita non ho. Ah, è tornata la gente. Vabbè, ma io gli sparassi. Delle città e dell'immensità. Piano 1? Okay, piano 1. Quindi adesso mi sa che posso aprire l'altra porta. Quella che sta a sinistra. No. Ah, controllo le porte. Sì, grazie. Andiamo senza vita che è più simpatico. Allora, qui non ci posso andare. Proviamo sull'uno, scritto uno. Vai.
Dai, dai, mi sto ambientando. Devi risalire le scale. Quali scale? Non qua. Ah, le famose scale. Sto vedendo se c'era qualche reazione o qualcosa. Le famose scale. Ah, vedi, mo si aprono le porte. Ok. Mo si aprono le porte. Non la posso schivare. Non ho idea di che vuol dire scendi sotto, però bene lo stesso. Tornate ai vostri posti. Yemenamo! C'è la porta grande. Mo esploro. Prima o poi qualcosa la becco. Anche se lì mi sembra strano. Questa è la porta grande. Ah, da sotto dovevo andare. Non me l'aspettavo così, scusami. Non me l'aspettavo così. Allora, vai. Mi spawna un altro coso davanti. Io qua ci posso pure andare. Ma questo sta a dormire. Che fuori sparo. Io devo sparare più convinta. Poi io sparo più convinta. Pa 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 pa. Ma poi fa dorme in piedi. Ma che senso ha? Puoi sgozzarli. Ok, come faccio a sgozzarli? Magari senza scritolo. Ma non instant morta. No, e come si sgozza? Ma io ho provato con le mani senza pistola, ma non è uscito nessun tassino. Con le mani e quadrato, immagino. No, come exit. Io non credo ci sia un salvataggio automatico. Perché questo è proprio il gioco. Non c'è riprendi.